Cerca la profondità, trova molto bene Savasta che viene subito attaccato alle spalle da Mariano Russo. Poi apre per Piuca che carica il destro, la conclusione, il palo! Occasionissima al 58esimo per la formazione del Ragusa. Oh. Dentro il pallone, al limite dell'area, ribatte Inzudin, Savasta lascia lì per Pablo Piuca, la conclusione, palla sulla traversa, poi di testa, mette fuori Franchina, davvero pericolosissimo, il solito Pablo Piuca al 91esimo, destro dal limite e palla che si è andata a stampare sulla traversa. C'è il dischetto dagli 11 metri, Capitan Piuca, palla all'incrocio e 1-0 Troina con gol dell'ex, l'argentino Pablo Piuca. E alla prima è maglia rosso-blu, ma di Piuca che da casa sua prova a sorprendere il portiere ospite, palla di poco alta per un capitano davvero ispirato. Ora Piuca, finta di tiro con il destro, palla sul sinistro e botta violenta deviata in angolo da Gambuzza. Se ne incarica Piuca, il tiro a giro vola e devia in angolo Marone. Disimpegno. Ancora l'argentino Piuca dalla bandierina, traiettoria al veleno e palla che si insacca direttamente da calcio d'angolo. Incredibile, solo gol da Cineteca per il Troina. Il 2-0 porta la firma di Pablo Piuca. Super Pablo. Primo dei 4 minuti di recupero, Otvale per Piuca che supera così Pizzolato, facendo esplodere di gioia ancora in zona Cesarini il Silvio Proto. Primo gol stagionale per il trequartista argentino che va ad abbracciare. Così Piuca perfeziona una gara da incorniciare con questo Eurogol dalla distanza, con tanto di danza sul pallone che chiude il match e regala alla Cireale i 3 punti e il secondo posto in coabitazione con Real Avola e Pedara San Pio. Una domenica da 9 in pagella per i Granata, quasi perfetta se non fosse che una volta andato via Millesi si è impadronito del gioco e del centrocampo Granata, senza però disdegnare qualche sortita offensiva come da DNA calcistico dell'argentino. E poi la forza di un gruppo nella sua interezza, unito e completo anche in panchina, con i vari Floridia, Ambra, Godino che più che riserve sono dei titolari aggiunti. Ancora Guglielmino verso Bozzanga, pallone perso però, attenzione al numero 10 Piuca, calcia Piuca ed è un super gol al 37esimo minuto. Piuca ha colto l'angolino alla destra di Virgilio Vitale, davvero un super gol quello del numero 10 rosso-blu. Battuta di un calcio d'angolo dalla sinistra, va sull'esterno della rete proprio da parte di Fabio Marletta. Troina che pareggia al 72esimo minuto con Pablo Piuca, imbeccato magistralmente da Garrasi, bravo ad approfittare dell'errore di Doccola e sotto porta ad eludere l'intervento difensivo di Angelo Strano con una puntata di Dudià che intuisce direzione e potenza del tiro. La dura legge del gol ancora una volta si rivela implacabile e mortifera. 3 giri di lancette a seguire e il Troina passa in vantaggio con la rete del DS Pablo Piuca, che approfitta di un pallone vacante e calcia rapidamente sugli sviluppi di una rimessa laterale. La doppietta di Piuca cambia l'inerzia al match. Dal dischetto Piuca batte in Ferrera col brivido, ristabilendo di fatto la parità per il numero 10 rosso-blu e il 7° centro stagionale. Guarnita, Adeyemo comunque si fa perdonare, recupera un altro pallone, poi Piuca ai 20 metri, prova la conclusione col destro, angolatissimo, non ci arriva, scuria del pareggio del Troina, anche meritato, 1-1, Pablo Cristian Piuca trova il centro dalla distanza con una bella conclusione con... Poco prima della chiusura del primo tempo arriva il pareggio degli ennesi. Attenzione tra battere e Piuca, la conclusione e la rete, il pareggio del Troina direttamente da calcio di punizione. Piuca 25esimo esatto proprio in questo momento ed è 1-1, riporta in parità la situazione. Troina con un calcio di punizione battuto con il destro. Si aspettava una traiettoria mirata all'incrocio dei pali, invece tutto raso terra ad ingannare Romano, che è partito in ritardo e non ha potuto fare altro che vedere il pallone insaccarsi alle proprie spalle. 25esimo, 1-1, pareggio di Piuca su calcio di... ...impattare il match e allungarlo fino ai supplementari. Attenzione! C'è il gol! Yeah.
Piuca, scusate, e trova il Jolly direttamente da fallo laterale, ha girato in rete e qui verosimilmente finiscono le speranze di recupero per la squadra forese al 40esimo. A 5 dal termine il gol di Piuca, che trova la rete della domenica e triplica. Solo tuvo que seguir el recorrido con la vista para después tirarse de panza y cantar el cuarto, obra maestra de Pablo Piuca. Le deja la pelota para Antón, está solo Piuca por la izquierda, la metieron para Pablo. ¡Piuca! Llegar a la media docena, goleada para el recuerdo del rojo sobre la...
tira su. Tiempo casi que merecía la amarilla. La toma Pizzuca, la tiene Pablo, muy bien, para Pablo Pizzuca. Pizzuca engancha en el borde del área, va al centro, viene para Andrés, viene para Antón, Antón la tira larga para Pizzuca. Corre también Mariano Iriar, va al piso Iriar, no puede llegar a la pelota. La cubre Pablo, la tiene Pablo, la lleva Pablo, la cambia Pablo. Toda para Franco Kotorovic, que la bajó de pecho Kotorovic. Pizzuca. Antón se arma la pared roja, Pizzuca, Pablo. ¡Oh! Hay balas que pican cerca del arco de Correa. Andretta Pizzuca, que ahora se ha quedado más en la izquierda, Andretta. Emilio, Emilio, juega con Pablo Pizzuca, tiene un al equipo rojo, ya lo hizo el profe Pizzuca, prensa, tiempo, invicto, el equipo de Social y Deportivo Garré. La mete Pizzuca, la pudo porque ganó a Costa, Pizzuca. La dejó pasar y picó Pizzuca y este rápido, no corre Pablo, pero no sé si lo va a alcanzar. Cierra Germán Mateos, por allí se viene Mateos. Bueno, a Costa, se me voló el papel y la lapicera, y ahora ¿dónde anoto? La anda buscando Pizzuca, Pizzuca, Pizzuca que sigue. Pablo se la marca, vino para Andretta. Juega Andretta, Andretta que descarga para que venga Pizzuca. Pizzuca y la pelota, va Pizzuca, abre la cancha para Emilio. Recupera la pelota por aquí, Pizzuca, ahí está, Pablo Pizzuca que cruza la pelota hacia adentro para Andretta. Andretta que juega con Antón, Antón la tira larga para que vaya por la punta derecha Pizzuca. Pizzuca que espera que llegue la marca, vamos a ver qué hace Pizzuca, por un lado, por el otro. La entretiene contra el rin del corno, después se cae, no hay falta. Pizzuca que lucha otra vez por la posición de la pelota. Anda por así Pablo Ávila. En la marca se fue afuera al tiro de esquina. Mal, complicado ahora porque la toma Pizzuca. Pizzuca que intenta tocarla bien para Andretta. Andretta con Pizzuca se la aparece ya y de Mateo Arco. Juega con Antón, Antón la cambia toda para Pizzuca y está habilitado por arriba el arquero. Pizzuca, 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 palo, palo, palo. A buscarla va a Costa, muy larga para Pizzuca, no va a llegar, sí llegó. Va Pizzuca y está, 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 no. La sacó el Pilo Fernández, increíblemente. Frío y la lluvia que sigue y nosotros. El Deportivo 17, Pizzuca, Gómez, enorme el Gómez, otra más para el rojo, la abrieron, llega Pizzuca y va Pablo queriéndose meter dentro del área, Pizzuca que engancha muy bien, va a venir el centro, Pizzuca.